Buonasera da Apuau, amici del Tomo Polveroso. Ancora una volta i grilli ci hanno accompagnato verso una notte da passare insieme, se vorrete, chiacchierando di nuovo di film, ovviamente un film di cui non abbiamo ancora parlato e che stanotte abbiamo scelto di ricordare insieme pensando un pochino a qualcuno dei libri di cui abbiamo chiacchierato insieme nelle notti precedenti. Sto parlando di Jurassic Park di Steven Spielberg. È questo il film di cui vorrei chiacchierare insieme a voi stanotte. E i libri a cui ho fatto cenno, ovviamente l'avete capito a questo punto, sono Il mondo perduto, La valle dei dinosauri di Sir Arthur Conan Doyle e ovviamente Viaggio al centro della Terra di Jules Verne. E invece l'autore che andiamo a rispolverare questa notte parlando di Jurassic Park è ovviamente Michael Crichton, che è l'autore del romanzo che ha ispirato ovviamente il film di Steven Spielberg. Inoltre proprio Crichton diede una mano per creare un adattamento cinematografico dell'opera, contribuì quindi in qualche modo alla sceneggiatura di questo film. Apprezzatissimo per gli effetti speciali e le ambientazioni, vinse ben 3 Oscar e molti altri premi, ma il premio più grande fu in realtà il riconoscimento del pubblico, perché divenne il film di maggior incasso della storia del cinema e diede vita inoltre a ben 4 sequel: Il mondo perduto, Jurassic Park del 1997, Jurassic Park 3 del 2001, Jurassic World del 2015 e Jurassic World il regno distrutto invece del 2018. Ma ad iniziare tutto in realtà è un sogno, sì, perché dietro Jurassic Park c'è il sogno ad esempio di John Hammond, un uomo d'affari che realizza il parco dei suoi sogni, il parco in cui ridà vita ai dinosauri. Ma c'è anche il sogno di uomini senza scrupoli che invece vogliono soltanto guadagnare denaro da questa scoperta incredibile che ha ridato appunto vita ai dinosauri e quindi dal commercio stesso di questi animali, o meglio degli embrioni di questi animali. E c'è il sogno inconfessato di ogni paleontologo e di ogni paleobotanico che si riconoscano in Alan Grant e Ellie Sattler, che hanno la straordinaria, unica, inaspettata occasione di vedere con i propri occhi il mondo che hanno sempre solo immaginato, il mondo che fa parte della loro vita, o meglio, al quale hanno dedicato la propria vita, e cioè quello di un tempo in cui l'uomo non esisteva, quello di cui non ci sono tracce scritte, tracce fotografiche, quello appunto che può essere solamente immaginato grazie ai dati scientifici che vengono ricavati dai pochi frammentari rinvenimenti, cioè il mondo della paleontologia e dei fossili. E poi c'è ovviamente il sogno che appartiene invece ai bambini, ai nipoti di John Hammond, ovvero Tim e Lex Murphy, che saranno i primi ospiti di questo parco dalle porte ancora chiuse al pubblico e che quindi resteranno assolutamente a bocca aperta nel vedere un mondo meraviglioso, fantastico ed inimmaginabile che li toccherà come solo i bambini possono essere toccati da un incanto simile. Tutto fantastico e tutti contenti, quindi sembrerebbe poter dire con tali presupposti, ma così non è, perché infatti c'è un grosso ma nascosto dietro l'apparente imprevedibilità degli eventi naturali che invece a quanto pare erano assolutamente
prevedibili, appunto, almeno in qualche modo. E questo ce lo dice subito il professor Malcolm, che è abituato alla sua razionalità matematica, è consapevole più di chiunque altro, o meglio, meno di chiunque altro, si lascia entusiasmare dalla meraviglia che lo circonda e rimane consapevole del fatto, dicevamo, che la natura trova sempre le sue strade e che non è mai saggio da parte dell'uomo probabilmente andare a mettere lo zampino dove non gli compete. Così, ad esempio, ovviamente l'uomo presuntuoso ha idea di aver realizzato un parco in totale sicurezza, avendo preso tutte le misure necessarie per tenere gli animali confinati dove vuole lui, almeno così pensa. Perché parlo di presunzione? Perché l'uomo non fa mai conti con tutte le varianti che esulano da lui stesso e quindi non si mette lì troppo a pensare che potrebbe andar storta più di una cosa, per cui le sue misure in un attimo potrebbero rivelarsi inefficaci. Così come pensa anche che sia impossibile quindi per questi animali lasciare l'isola su cui appunto sono confinati, che è la stessa in quanto isola appunto una garanzia di blocco, in qualche modo di confinamento di questi animali, certo non tenendo conto dell'avidità di alcuni uomini che invece potrebbero appunto aver voglia di vendere qualche uovo, qualche embrione e quindi farlo uscire dall'isola in altra forma. E poi viene toccata una tematica a mio avviso molto molto interessante, cioè quella della riproduzione, perché come tenere sotto controllo il numero della popolazione a questo punto di questi animali che per natura dovrebbero in questo mondo non esistere, dovrebbero essere estinti, quindi un sovrappopolamento, inutile dire che cosa rappresenterebbe per l'equilibrio naturale dell'isola stessa, ma di tutto l'ecosistema. Bene, anche in questo caso l'uomo sembra avere la risposta pronta, perché in realtà avrebbe fatto sì che ogni esemplare nato in realtà fosse di sesso femminile. Quindi insomma si pensa di aver ovviato all'inconveniente di una riproduzione plausibilmente incontrollata, appunto creando solamente individui dello stesso sesso che quindi non possono accoppiarsi e riprodursi. Peccato che non si tenga conto di un piccolo dettaglio. In realtà questi animali, ce lo ricordiamo tutti, sono creati dal DNA che viene estratto da un insetto, da un qualcosa che ricorda molto una zanzara, che plausibilmente avrebbe punto un dinosauro in epoca preistorica, finendo quindi poi invece a sua volta inglobato in una goccia di ambra. Bene, quindi dicevamo da questo insetto sarebbe stato estrapolato il sangue del dinosauro ancora contenente quindi il DNA di questo animale. Questo DNA però sarebbe verosimilmente frammentario e quindi per dar vita ancora a degli embrioni vitali di dinosauro, questo DNA sarebbe stato combinato con quello di un anfibio, ma come si sa molti anfibi in realtà sono ermafroditi e questo genererà un grosso problema per l'uomo, invece un'ottima strategia per la natura che riuscirà a trovare attraverso questo stratagemma la via per la riproduzione, nonostante l'uomo abbia provato ad ingannare la natura stessa, appunto, dando vita ad animali tutti dello stesso genere. Fantascienza, allora, effetti spettacolari e ovviamente
adrenalina e tanta tanta avventura in questo film che, appunto, l'abbiamo detto, è stato campione di incassi e che rimane un'intramontabile pellicola da rispolverare spesso e volentieri, almeno per noi Tomo Polverosi. E a questo punto, beh, per me è inevitabile fare qualche confronto tra gli autori di cui abbiamo parlato, che hanno affrontato la tematica dei dinosauri di nuovo faccia a faccia. Primo tra tutti abbiamo visto Verne in Viaggio al centro della Terra, che immagina un qualcosa di fantascientifico, perché in realtà lui è un visionario ed immagina che ci sia un perché ad una struttura della Terra fatta in un certo modo, che vede questo mondo di sotto abitato da questi animali che quindi, quando vengano ritrovati plausibilmente in forma di resti, chissà che non si tratti di resti che semplicemente vengono portati in questa superficie dall'altra e che invece noi abbiamo interpretato sempre come resti, come orme, come tracce del passato, di un passato e non di un altro mondo che appunto vive sotto di noi. Altra storia invece è quella di Sir Arthur Conan Doyle, che racconta di questo mondo che sarebbe sopravvissuto all'estinzione per un fatto di endemismo, potremmo definirlo così, ovvero di isolamento dal resto del mondo, e quindi si sarebbe in qualche modo preservato così com'era, seguendo una storia diversa. Ancora Michael Crichton nel suo Jurassic Park sembra quasi seguire un mix dei due filoni, quindi c'è molta fantascienza e c'è anche fantasia, quindi è una sorta di incrocio tra le due strade, la fantascienza appunto di cui è maestro Jules Verne e la fantasia del romanzo assolutamente meraviglioso di Sir Arthur Conan Doyle. Insomma, stupendo ovviamente da parte di un appassionato di paleontologia che l'ha studiata per tanti anni come me, il mondo dei dinosauri, che merita assolutamente di essere rispolverato attraverso le pagine di questi autori e, perché no, anche comodamente dal divano, guardando nuovamente questa pellicola Jurassic Park, appunto, che è stata assolutamente riconosciuta come da guardare dal grande pubblico in maniera, diciamo, universale assolutamente. Bene, quindi con i pensieri che vagano in questi mondi straordinari e dimenticati, io vi auguro la buonanotte e vi ricordo come sempre domani di portare con voi gli occhiali da sole affinché la luce del giorno non offuschi la vostra visione.